Signor Sindaco di Milano, signor Presidente della Regione, caro Presidente Rocca, caro Presidente Boccia, autorità tutte, imprenditrici e imprenditori, sono molto emozionato nel parlare agli imprenditori lombardi per un fatto personale. Sono cresciuto con un mito tutt'altro che fuori luogo di essere che ha sempre visto in questa città il punto di riferimento avanzato per chi aveva voglia di investire sul futuro. È la città che ha accolto i miei nonni, l'uno dalla Romagna, l'altro dalla Puglia, è la città che vedeva i miei cugini prendermi un po' in giro amabilmente, dicendo che lì a Milano si lavorava, mica come nel resto del paese, ma è anche la città dei valori, la città del terzo settore, la città del sociale. E per 3 anni Gianfelice mi ha sempre invitato all'assemblea e per puro caso di agenda, non c'è mai stata l'occasione di essere qui con voi oggi. Allora mi ero preparato un bel intervento, nonostante i 3 minuti in più di Boccia, che saranno ovviamente scalati da lui nelle richieste della legge di stabilità, conoscendolo, perché open source qui c'è poco, che ne dica Maroni, ma al di là delle battute, mi ero preparato un lungo intervento per raccontarvi le cose fatte e le cose da fare. In modo forse un po' pedante, noioso, un consuntivo e un preventivo. Il consuntivo delle cose messe in atto, che non hanno risolto tutti i problemi del Paese, chi lo dice va curato, ma che hanno oggettivamente cambiato l'agenda dell'Italia. Io ho partecipato a decine di assemblee di industriali, specie quando facevo il sindaco nella mia città, e l'elenco delle richieste era sempre lo stesso, lo è stato per anni. L'IRAP costo del lavoro, la riforma del mercato del lavoro, quello che poi noi abbiamo definito Jobs Act, il cambio della governance e delle regole istituzionali per andare a superare la divisione tra Stato e Regioni posta in modo sbagliato dalla riforma del titolo V del 2001, tutto un elenco di questioni che oggi appartengono al consuntivo. Può piacere o non piacere, ma questo elenco è un elenco che sta nella lista delle cose fatte. E tuttavia l'elenco delle cose fatte apre ancora una prateria di cose da fare, alcune delle quali saranno in questa legge di stabilità. La riduzione dell'IRES, per portarla, questo è il nostro obiettivo, un punto sotto la Spagna, 24%, oggi al 27,5%. Strumenti immediati per poter intervenire sulla competitività, sulla produttività. Un attestato di fiducia alle parti sociali, Confindustria e sindacati. Boccia dice: vi abbiamo chiesto di non intervenire, facciamo noi. E noi vi diciamo: va bene. Poi la giochiamo con un vostro titolo del passato, fate presto, ma noi ci siamo e diamo fiducia a chi ha voglia di mettersi in gioco. E contemporaneamente un meccanismo, quello di Industria 4.0, che rovescia l'approccio tradizionale. L'approccio tradizionale, per intendersi Italia 2015, era quello per cui noi mettevamo i soldi. Poi voi facevate i progetti, come singoli o più probabilmente come realtà associative. Fatto il progetto veniva valutato e vidimato da una commissione la quale avrebbe dovuto controllare nel dettaglio le scartoffie sia formali che sostanziali. A quel punto il progetto che era stato presentato entrava in un percorso di valutazione che avrebbe avuto un lungo iter di considerazioni positive o negative, al termine del quale forse vi sarebbe stato il finanziamento, con il piccolo inconveniente che nel frattempo quel progetto innovativo era già diventato vecchio e che la burocrazia si era mangiata tutta la parte innovativa. Esempio di uno Stato che negli ultimi anni ha pensato di andare avanti con i timbri, mentre il mondo andava avanti con i click. Esempio di uno Stato che ha pensato che la libertà si valutasse sulla base del principio di regole uguali per tutti, ma di arzigogolie burocratici impossibili per ciascuno, non rendendosi conto che fuori da qui la semplicità, la leggerezza, la velocità erano le armi fondamentali di chi stava crescendo più di noi. Sarà un caso, ma se dal 2000 al 2015, non sto parlando soltanto degli anni della crisi, l'Italia è il paese che cresce meno degli altri, l'Italia è il paese con il maggior numero di ragazzi che se ne vanno, l'Italia è il paese che presenta alcuni elementi negativi, oggettivi e indubitabili, questo deriva, secondo me, innanzitutto non dalla scarsa qualità del mondo imprenditoriale,
che anzi ha dimostrato, in particolar modo nel settore delle piccole e delle medie, di essere nelle condizioni di far sentire la propria forza. Ma dalla incapacità della governance istituzionale e anche della mentalità talvolta degli imprenditori, perché non mi piace fare piaggerie inutili, ci sono anche degli elementi su cui anche voi dovete cambiare, anche per responsabilità delle imprese e degli imprenditori, di non riuscire a stare al passo coi tempi. E allora la vera scommessa non è più quella di farvi qui il lungo elenco di cose fatte e da fare. Mi perdonerete, non ne parlo. Vi vorrei invece parlare con il cuore in mano, italiano tra italiani, e dirvi perché questo è un momento decisivo e delicato. E non per gli aspetti elettorali, referendari, di campagna elettorale politica, lasciatela stare, mettetela da parte. Parliamo di noi. E parliamone a Milano, guardandoci allo specchio. Noi siamo divisi profondamente all'interno del nostro paese. Tra chi pensa che siamo un grandissimo paese per il proprio passato e chi, immaginando il domani dell'Italia, è assolutamente certo che l'orizzonte che sta nelle nostre potenzialità è un orizzonte fatto di opportunità e di cose positive. Che non vuol dire sottacere le difficoltà, che non vuol dire non parlare dei problemi, ma vuol dire avere uno sguardo carico di speranza e ottimismo sul futuro. Lo stesso che la mattina vi fa aprire le fabbriche, perché non lo fate per il profitto. È evidente che lo fate anche per il profitto e che non siate la fate bene, fratelli. Pure realtà prestigiosa a Milano e non solo. Ma il motivo per cui voi la mattina vi alzate, vi spaccate la schiena e cercate di creare dei posti di lavoro è perché credete a qualcosa di più che sia semplicemente il profitto, altrimenti avreste fatto soltanto operazioni finanziarie. Perché vi piace incrociare con gli occhi lo sguardo di chi sta attorno a voi, dei vostri collaboratori, dei vostri dipendenti. Perché siete convinti che facendo così non soltanto date un senso alla loro prospettiva occupazionale, ma anche al vostro modo di vivere. Perché vi hanno insegnato e ci hanno insegnato, e io vi sono grato e noi vi siamo grati, che quello che rende ragione della propria esistenza, oltre ai valori ovviamente nei quali ciascuno può credere, è l'idea di vivere in una dimensione in cui si è uomini e donne e non soltanto gente, in cui si è delle persone e non soltanto dei numerini, e in cui il valore sociale dell'impresa diventa la possibilità di creare una società migliore spaccandosi la schiena perché non soltanto i propri figli, ma anche i figli degli altri possano stare meglio. È questo quello che rende grande la piccola e media, soprattutto impresa italiana, ma anche la grande impresa italiana. Un sogno, una visione, una capacità di concretezza, legata però a uno sguardo pieno di speranza sul futuro. E allora io sono qui oggi, parlandovi con il cuore in mano, per dirvi una cosa banale. Sono Presidente del Consiglio da 2 anni e mezzo. Il fatto che io sia diventato Presidente del Consiglio, non lo dico con una battuta, significa che in Italia tutto è possibile. Qualcuno dice, ahimè. Non vengo da una famiglia importante. Non ho quarti di nobiltà. La mia famiglia era una parte della famiglia legata alla terra in Toscana e una parte accolta in questa città secondo il principio per cui chi ha voglia di lavorare può mettersi a lavorare e chi ha voglia di mettersi in gioco può mettersi in gioco. Dopo questi 2 anni e mezzo non vengo a farvi il consuntivo delle cose fatte, vengo a dirvi che sono più convinto del giorno 1 delle nostre potenzialità. A condizione che l'Italia smetta di essere la patria delle divisioni e sia la patria della visione. Cosa significa essere la patria della visione? Significa vedere quella cartina, quella mappa, quel pianeta visto dall'alto che Gianfelice ci ha proposto all'inizio. Siamo un puntino piccolino, ma siamo un puntino piccolino che sta giocando un ruolo che può essere strategico, non soltanto di ponte tra Europa e Africa, ma anche di luogo di bellezza, di straordinaria innovazione, di forza, di qualità. Bisogna accettare di accogliere e guardare la sfida del futuro in modo diverso rispetto a come abbiamo fatto sino ad oggi. Quando Rocca dice nella sua relazione tanti numeri interessantissimi e positivi, c'è un numero che fa male come una coltellata. È il numero dei massimi dirigenti in Unione Europea del nostro Paese. Siamo passati da 1 a 2, Gianfelice. Se dovessi guardare con la solita visione renziana del bicchiere mezzo pieno, direi che abbiamo fatto un più 100%. Però anche in questo caso potreste ricoverarmi.
Il punto qual è? Che se su 36 alti funzionari, 37, noi ne abbiamo due, è il segno che quando siamo andati in Europa noi non abbiamo mai fatto squadra. Lo dico perché per primo critico la mia parte politica, perché abbiamo utilizzato l'Europa per fare i conti con le vicende di politica nazionale, sbagliando anche noi. E allo stesso modo, oggi dico che quando si va in Europa è impensabile che vi sia l'atteggiamento di tifoseria e di ultra, per cui quando il Presidente del Consiglio chiude il semestre europeo al Parlamento europeo, venga accolto da una parte delle delegazioni degli altri partiti che urlano mafia, mafia, degli altri partiti italiani. C'è bisogno di riscoprire l'interesse nazionale, non come contraddittorio rispetto al sogno europeo, ma come elemento costitutivo del sogno europeo. E per farlo c'è bisogno di fare uno sforzo condiviso, per cui quando c'è di mezzo l'Italia, prima di tutto viene il desiderio davvero di giocare e di remare dalla stessa parte. Non è accaduto questo. Non è accaduto a livello nazionale, non è accaduto nei livelli territoriali. Si è fatta una gara sui fondi europei, regione contro regione. Roberto, io non ho alcun problema a copiare le esperienze che funzionano. E anzi, noi siamo dell'idea che là dove c'è un'esperienza che funziona, questa esperienza vada utilizzata, spremuta al meglio. Sono sempre dell'idea che quando c'è qualcosa che funziona, la prima regola sia copiare. Qualcuno ci ha preso in parola a livello di mercati internazionali, ma è un'altra storia. Il punto chiave che noi dobbiamo però mettere al centro in questa fase è guardarci negli occhi e decidere se l'Italia è o non è la patria dell'innovazione. Per questo, caro Gianfelice, le cose che tu hai detto io le condivido dalla prima all'ultima e ti sono grato per aver messo al centro la scienza della vita, la green economy, l'innovazione, il capitale umano e naturalmente Industria 4.0. Però bisogna farlo come sistema paese. Bisogna pensare che prima degli interessi di parte vengono gli interessi della comunità. E bisogna pensare, per primi noi naturalmente, che di fronte a una stagione come quella in cui noi stiamo vivendo, andare ad esempio in Europa e chiedere più rispetto per le posizioni italiane non è, come è stato descritto da troppi, il tentativo di cancellare alcune dinamiche di politica interna. È l'unico modo per cui si torni ad avere rispetto dell'Italia in Europa, che significa, lasciatemela dire così, permettere all'Europa di tornare a essere se stessa. Perché in questi anni in cui l'Italia è stata assente, o quasi, nel dibattito politico europeo, cos'è accaduto? Che l'Europa si è inaridita, che ha pensato soltanto al confine orientale, che si è messa a discutere soltanto di algide regole tecnocratiche e burocratiche e ha fatto delle regole finanziarie, nel silenzio talvolta colpevole del nostro Paese, tutte finalizzate a difendere gli interessi di una parte di quei paesi che stanno dominando l'Unione Europea. Quando io vado all'Unione Europea non vado per cercare di avere un luogo dove sbattere i pugni sul tavolo. Sto semplicemente cercando di dire a nome di tutti noi che senza la gentilezza, la qualità, l'innovazione, la profondità, la cultura che viene da questo paese, l'Europa è meno ricca, l'Europa è meno forte. E quando noi diciamo che l'Europa di questi ultimi anni, dal 2008 a oggi, ha perduto posizioni, perché di questo si tratta, qualche paese le ha guadagnate, ma l'Europa le ha perdute le posizioni anche rispetto alla strategia di Lisbona, io sto dicendo semplicemente una cosa banale. Barack Obama, 2008, fa una politica di investimenti e non di austerity, fa una politica di innovazione, green economy, life science, le cose di cui tu, Gianfelice, oggi hai parlato. E con questo tipo di attività gli Stati Uniti d'America arrivano al livello più basso di disoccupazione degli ultimi decenni. La crescita torna di casa negli Stati Uniti. Considero un modello la politica economica americana, non quella europea. E mi batto perché l'Italia tutta intera, indipendentemente dal colore politico, metta al centro l'interesse nazionale e dia un segnale chiaro di cambiamento. Ecco che cosa significa per me avere al centro una visione in cui l'interesse nazionale viene prima di qualsiasi altra cosa. Primo punto, interesse nazionale, ideale europeo, visione globale. Su questo punto io penso che l'Italia abbia un futuro. Quando il Presidente degli Stati Uniti invita l'Italia come ultima ospite alle cene di Stato, accadrà la settimana prossima, e lo fa concludendo così il suo mandato, non dà
semplicemente un riconoscimento di amicizia o di collaborazione al singolo governo attualmente in carica. Riconosce a questo Paese un ruolo e una responsabilità alla quale non ci dobbiamo sottrarre. Ma per fare questo, amici milanesi, il secondo punto è che tocca molto a voi. Io non mi voglio tirare indietro, anzi. Penso e credo che ci sia spazio per una straordinaria occasione di investimenti da tutti i punti di vista, a livello economico. Se il superammortamento e l'iperammortamento saranno confermati, come abbiamo previsto, penso che toccherà molto a voi. Se il bando Industria 4.0 sarà ispirato alla logica della responsabilità delle imprese, penso che toccherà molto a voi. Penso che se finalmente riusciremo a semplificare, a deburocratizzare, a liberare energie e risorse, toccherà molto a voi. Ma lasciatemelo dire con un sorriso. Quello che serve oggi è che Milano prenda per mano questo Paese, come ha fatto nella vicenda dell'Expo. Quando siamo arrivati all'Expo, quando siamo arrivati a Palazzo Chigi, io ho ricevuto decine di persone che mi hanno detto stai lontano dall'Expo. Decine di persone che mi hanno detto è andata, lasciala via, ci sono troppe indagini, arresti. Quello che io ho visto e che ho imparato a Milano, lavorando gomito a gomito coi milanesi, è che quel progetto che sembrava impossibile è diventato uno straordinario elemento di orgoglio per tutta l'Italia. E quando abbiamo visto le immagini dei grandi della terra che arrivavano all'Expo, abbiamo visto soltanto una piccola parte di quello che è accaduto, perché al di là di quelle 20 persone, ci sono stati 20 milioni di persone che hanno scelto di portare i passeggini e i bambini a tornare ad essere orgogliosi del bianco, verde e rosso della nostra bandiera. L'Expo non è stato soltanto un grande evento, è stata la dimostrazione che la cultura del no, la cultura dell'odio, la cultura dell'avversione verso gli eventi non funziona. Che la cultura di quelli che dicono non se ne fa mai di niente, meglio rinunciare, meglio rassegnarci, è una cultura che nel tempo del cambiamento globale non va da nessuna parte. Milano ha la responsabilità di prendere per mano il Paese. Noi vi abbiamo provocato, vi chiedo scusa per questo. Il 10 novembre dello scorso anno io sono venuto al Piccolo Teatro e ho detto, sapete che c'è? Qui noi non facciamo nessuno dei progetti che voi avevate immaginato. Ci facciamo un grandissimo centro internazionale, un hub straordinario dell'innovazione. Noi siamo convinti che la nostalgia sia un sentimento bellissimo, ma che il nostro luogo sia il futuro. Allora, anziché farci un parco giochi, anziché farci un luogo turistico, anziché farci un grande investimento edilizio, noi qui ci vogliamo portare i migliori scienziati del mondo e combatteremo perché l'EMA possa portare la casa in questa città. Questo tipo di risposta, questo tipo di provocazione richiedeva una risposta da parte dei milanesi, le università milanesi, le realtà degli opinionisti di questa città, ma anche le imprenditrici e gli imprenditori di questa città. Bene. A distanza di qualche mese posso dire che questa scommessa è una scommessa che oggi è in campo. L'Expo può diventare il più straordinario attrattore, non l'unico Human Technopole. Noi dal centro dell'intelligenza artificiale di Amazon a Torino fino all'Academy di Apple a Napoli stiamo lavorando sull'innovazione. Dai luoghi dove si sta costruendo può sembrarvi ridicolo, ma dai luoghi in cui si sta costruendo la grande missione su Marte dell'Unione Europea, che sta costruendo l'Italia, perché è il principale contributore, perché quando si tratta di innovazione non abbiamo rivali. Abbiamo il doppio di quello che ci ha messo l'Inghilterra e il triplo di quello che ci ha messo la Germania. Ma se andiamo su Marte, se scopriremo tracce di vita su Marte da qui al 2020, sarà per una missione europea a guida italiana. Da quel luogo, fino ai luoghi dell'innovazione sparsi per il Paese, noi abbiamo tanti hub di speranza e di futuro. Ma c'è un punto. Milano, per come è percepita, per come è vista, per come è governata, è il punto di riferimento assoluto per quelli che nel bivio scelgono di giocare con la speranza del domani e non soltanto con il rimpianto del passato. Questo è il bivio di oggi. E io non vi ho parlato di misure economiche, io non vi ho parlato di riforme istituzionali, io non vi ho parlato di leggi varie. C'è un bivio di fondo. Ci crediamo o no nel futuro del Paese? Tutte le mattine c'è sempre qualcuno che si alza, dalla tribuna televisiva, dalle colonne di un giornale, dai social network, e fa a gara a fare più uno, ad alzare costantemente il livello degli scontri.
è il metodo Sergei Bubka, il grandissimo saltatore con l'asta, che tutte le volte che doveva fare il record del mondo lo alzava di un centimetro, anziché poteva saltare immediatamente i 6,01, 6,02, per 3 anni ogni volta alzava di uno il livello delle aspettative. È questo oggi che accade nel dibattito politico italiano. Sono in tanti a dire sì, vabbè, però c'è bisogno di altro, tanti a fare la ola quando i dati delle produzioni dell'Istat vanno male, e poi a tenerli in silenzio quando, come oggi, viene fuori un dato di produzione industriale più 4,1% rispetto allo scorso anno. E se lo dici vuoi fare l'ottimista, se non lo dici vuoi fare il gufo, impedendo che cosa? Una discussione reale, una discussione sul futuro di questo Paese. Io, dopo 2 anni e mezzo, sono sempre più convinto che questo sia il Paese più affascinante, non perché è un più grande museo a cielo aperto, ma perché è il più grande laboratorio. Sono cresciuto in un piccolo paese in cui si giocava a calcio in piazza e, avendo 41 anni, ho fatto in tempo a vivere quella generazione in cui c'era uno, di solito il portiere, quello un pochino più sfortunato e scalognato, che doveva stare a guardare anche quando arrivava la macchina e urlare macchina quando arrivava il pallone in piazza, stando anche attento alla signora del giardino accanto, che era quella che ora ve lo buco questo pallone. Appartengo cioè a una generazione che ha vissuto la vita di piazza, di strada. Oggi non è più così. Oggi i ragazzi non stanno sulla piazza a giocare a calcio, stanno su Facebook, stanno in dimensioni nuove, innovative, inedite, per alcuni aspetti anche inquietanti, lo dico da genitore. Eppure io penso che non sia la nostalgia il sentimento che ci porterà lontano, non sia la nostalgia di quando Milano era Milano, ma sia lo sguardo profondo di chi dice come sarà la Milano di domani, piena di giovani di tutto il mondo che verranno qua a studiare, piena di ricercatori che non so se punteranno al Nobel o non al Nobel, ma potranno migliorare la qualità della vita in un paese che è il secondo per qualità della vita al mondo, che avranno sempre di più nel collegamento tra design, innovazione, qualità, cibo, come l'ascito dell'Expo, e, lasciatemelo dire, ideali, uno degli elementi chiavi e qualificanti. Questa Milano c'è già. È la Milano che nei prossimi 20 anni prenderà il Paese e lo porterà ad essere un Paese punto di riferimento in Europa e nel mondo. Io ne sono convinto non perché per mestiere devo fare l'ottimista o perché ho fatto il training autogeno prima di venire qua. Ne sono assolutamente convinto perché vedo gli altri. Perché non vedo da nessuna parte le potenzialità che ci sono da noi. Perché non vedo da nessuna parte una qualità della cultura come vediamo da noi. E perché sono orgoglioso di aver detto in Europa che possono fare tutto quello che vogliono. Ma possiamo anche andare su Marte, ma se non riusciamo ad andare nelle periferie di Parigi e di Bruxelles, nelle banlieue o a Molenbeek, a intervenire rimuovendo le cause del disagio e della difficoltà, intervenendo non soltanto in sicurezza ma anche con investimenti in cultura, non si va da nessuna parte. Se noi non saremo in grado di dire a chi lavora nelle imprese che sì, è vero, ci sono difficoltà, lasciatemi dire grazie a chi anche da Milano sta lavorando per risolvere la grave questione bancaria che ha colto il nostro Paese. È vero che ci sono difficoltà nel credito, mettiamo 900 milioni secchi subito, tra l'altro, Enzo, te lo dico prima che tu me lo dica, che tu me lo chieda, una parte li metteremo già nel 2016 con un provvedimento d'urgenza, quindi non soltanto metteremo i 900 milioni sul fondo di garanzia, ma li anticiperemo una parte al 2016, come deciso con il ministro Calenda e il ministro Padoan, per dare un segnale immediato, perché bisogna pompare, soprattutto per chi non ha i requisiti previsti dalle grandi regole europee, la possibilità di dare denaro e far ripartire finalmente il credito e quindi la fiducia. Sì, ci sono difficoltà, ci sono problemi, ma c'è una consapevolezza, e su questa chiudo. Io non credo che il tempo dell'Italia sia il passato, non credo che il modo di concepire l'Italia sia la rassegnazione, non credo che l'unica cosa che si possa dire di fronte alle sfide sia soltanto no. E non credo che si possa continuare a dire e soltanto dire che gli altri non vanno bene, ma poi non avere la forza e la capacità di una proposta alternativa. In questo senso il governo sta facendo quello che può fare, ma da solo non basta. Il governo sta investendo e sta chiedendo i migliori, ve li sta rubando a Milano. Vi sta rubando il preside del Politecnico per portarlo a gestire Casa Italia, vi sta rubando molti professori delle più importanti università per dare una mano a tutti i livelli. L'altro giorno il rettore della Bocconi in una cena mi ha detto: sì, va bene, io sono contento di dare una mano al Paese, ma anche meno adesso, perché stai portando via un po' troppa gente. Noi continueremo a cercare di prendere i migliori in tutti i luoghi che contano, ma voglio dirvi con la franchezza che è necessaria,
è che abbiamo bisogno anche di voi, imprenditrici e imprenditori. E ne abbiamo bisogno non perché qui voi siete abituati ad avere un Presidente del Consiglio, chiunque esso sia, che viene e vi fa l'elenco delle cose che fa per voi, ma perché avete bisogno di qualcuno, secondo me, che vi venga semplicemente a chiedere una mano per quello che siete. Questa è la città nella quale è più forte il valore del sociale. E io sono orgoglioso non tanto e non solo delle riforme istituzionali, ma della riforma del dopo di noi, la legge che permette a chi ha un figlio con disabilità di guardare al futuro con un po' meno preoccupazione. La legge sul terzo settore, la legge sull'autismo, la legge contro lo spreco alimentare, la legge sulla cooperazione internazionale. Il cantiere sociale che abbiamo messo in campo in questo anno è forse la cosa più bella che abbiamo fatto. Voi non siete semplicemente delle donne e degli uomini che puntano al business. Puntate al business perché sapete che dietro il business c'è un insieme di valori, che non sono necessariamente tutti ascrivibili al PIL. Io vi chiedo di darmi una mano perché vedo un paese che ha bisogno di essere rincuorato, che ha bisogno di tornare ad avere fiducia nel futuro, che ha bisogno di non vivere della cultura d'odio, per cui l'importante non è fare, ma che quello accanto a me non faccia, che ci ha caratterizzato per troppo tempo e che ha portato a perdere occasioni straordinarie per l'Italia. E allora non è interessante capire per chi e per come voterete o come si schiera Confindustria al referendum, alle elezioni, non ce ne frega niente di tutto questo. Però vi chiedo una cosa, tornando la sera a casa o tornando nel pomeriggio in azienda, date un occhio anche voi a una mappa, a un mappamondo, a un'immagine, e provate la stessa sensazione che ha provato quell'astronauta, compagno di volo di Samantha Cristoforetti, che da lassù postò su Twitter un'immagine dell'Italia dicendo il paese più fotogenico del mondo. Non siamo soltanto il paese più fotogenico del mondo, forse da lassù. Da qua giù siamo anche il paese con una dimensione di relazioni umane e di valori che fa grande l'Italia in Europa. Vi chiedo una mano perché questo patrimonio non sia mai destinato a cadere nella cultura dell'odio e dell'avversione, ma sia un patrimonio messo a servizio per i nostri figli e per i nostri nipoti. In questo scenario Milano ha un solo compito, prendere per mano l'Italia e portarla a vedere che il futuro non è quel luogo così denso di inquietudini, che pure ci sono, ma è innanzitutto la più grande speranza che noi possiamo avere. Non siamo soltanto un museo, siamo il più straordinario laboratorio di innovazione. Milano, da questo punto di vista, è città guida, è città capitale, è città che anche con l'Expo ci ha insegnato a accettare le sfide e a non scappare, a vivere di speranza e non di rassegnazione, a saper fare le cose, mentre gli altri sono buoni soltanto a chiacchierare. Viva Milano, viva l'Italia!